io ho questa tradizione su In Segreto del cercare le cose che le persone si infilano su per il culo. E ce ne sono tante, più di quel che pensate. Praticamente, ormai diverso è dal 2017 che cerco su In Segreto le due parole in successione nel culo. Di conseguenza trova tutti i segreti che le persone scrivono in cui c'è la successione di parole nel culo. Girus, sai già che fare. Che Remix 1000, sai già che fare. Allora, prima di iniziare, c'è una cosa che devo fare. Girus ha donato 1000 cheers e di conseguenza ha sbloccato nello shop la lettura del manuale del geometra. Allora, lo vado a prendere. Vado a prendere il manuale. Ecco a voi il manuale del geometra. Allora, vediamo un attimo cosa posso leggere. Direi le modifiche dei carichi. È perfetto. È possibile ridurre il peso della costruzione, ad esempio demolendo una porzione o eliminando o sostituendo muri pesanti con elementi più leggeri, oppure sostituire le strutture di fondazione con strutture scatolari in cemento armato, eliminando il terreno all'interno e all'esterno della struttura. Incremento dei carichi. Applicazione di carichi supplementari, piastre comprese contro il terreno o tiranti pretesi ancorati in profondità del terreno nel caso di strutture particolarmente fuori piombo. Oppure c'è la distribuzione dei carichi. Ottima lettura del manuale. Ah! Avete visto che linguaggio aulico che c'è nel manuale del geometra? Ma poesia che? Ma poesia che? Il manuale del geometra. Se nessun altro da dire, andiamo, signori, nel culo. Mi è già capitato diverse volte di svegliarmi con un dito nel culo. Perché? Perché secondo voi questo ragazzo di 17 anni si sveglia ogni tanto con un dito nel culo? Chat, a quanti di voi capita di svegliarsi con un dito infilato su per il culo? A te, a Dani, ok? A Fabio, sperando che sia il suo, oddio. Sì, magari se è quello di un altro è più complicato. Ah, ragazzi, ha detto una cosa importante, Tristi. Ha detto che praticamente magari di notte ti prude, voi sapete che di notte uno si muove, cioè addirittura la gente sonnambula, magari ti prude il culo e di notte, essendo che di notte niente si è addormentato e non te ne rendi conto, ti infili un dito su per il culo per alleviare il prurito. Magari essendo notte non te ne accorgi, la mattina ti svegli, oh ma perché c'ho il mio dito su per il culo? Secondo me è per quello. Uomo di 36 anni. Il mio segreto è che mio nonno soffre di una forma strana di sonnambulismo. Ecco, vedete? Abbiamo parlato con diversi esperti senza risultato. Il problema vero è che a tarda notte esce di camera e compulsivamente comincia a cercare oggetti a forma fallica da infilarsi nel retano, nel retto, sì insomma, nel culo. Ieri mattina si è svegliato con una statuetta della Tour Eiffel dritta nell'ano. Poveretto. F per il nonno, io direi a questo punto, non c'è altro da dire. Certo che alla sua età veramente problemi alla prostata, magari non so, qualche malattia senile, la vecchiaia, la schiena, le ossa. No, questo nonno qua di notte si infila le statuette della Tour Eiffel nel culo. F per il nonno in chat. Grazie. Donna di 28 anni. La vita è una tempesta, ma prenderlo nel culo è un lampo. Oh. Poeta del 21esimo secolo, non c'è altro da dire. A Pasqua il mio migliore amico di nome adottato. Di nome adottato? Si ficchera l'uovo! L'uovo della Kinder di Barbie tutto nel culo! Oh! Spazzolini da denti, dita, mazze da golf, uova di Pasqua nel culo. E niente, avevo una zecca che mi camminava nel culo. Cosa? No! Oddio! È un incubo! Che cazzo! Ciao Fierich, ti voglio tanto bene. Grazie, dopo domani magma. Ho la verifica di inglese, mi dai qualche ripetizione? Ma certo. Tu vai davanti alla prof e dici, fuck you, I'm gonna fuck your anus. Allora, ragazzi, io sono gay e ogni tanto mi capita di essere preso in giro e nessuno vuole avvicinarsi a me perché pensa che glielo voglio mettere nel culo. Ma anzi è il contrario, io sarei propenso a prenderlo nel culo e vorrei che qualcuno un giorno lo facesse davvero. Ma perché io nel 2019 ancora discriminare i gay? Oh, ma siete indietro, cazzo. Non discriminate i gay. E poi anche se fosse, non è che lo mettono nel culo a tutti quelli che passano. Basta di discriminazione ai gay. Fieric Pride in chat, grazie.
Eric prende in chat. Mi testa, mi tocca leggere queste cose nel 2019, oh. Ragazzi, 16 anni, attenzione, ci mette davanti a un dubbio esistenziale. Effettivamente, cosa cambia tra metterlo nel culo o nelle vagina? Alla fine sono due buchi, tutte e due, cioè, non fa una piega, ragazzi. Per la stessa logica proverei anche nel naso. Effettivamente, anzi, nel naso hai due buchi. Te lo butto al culo più forte. Resterò tutta la notte e te lo butterò così tanto nel culo che cambi colore. No! Mi dissocio, non so di cosa stia parlando. Ovviamente magari intende rosso, perché si arrosserà il culo. Insomma, se uno glielo butta al culo così forte diventa rosso. Ovviamente è quello, ma io mi dissocio. Fammi un pino. Cazzo, ha scritto? Vabbè, comunque veramente sarebbe da segnalare sta gente. Io mi dissocio. È una canzone. Ah, davvero? Vabbè, io non mi dissocio comunque. Uomo di 19 anni. Un giorno sono andato al mare e praticamente sono uscito fuori dall'acqua con un salmone nel culo. Penso sia un nuovo modo di pescare questo. E poi dopo immagino lo vada a vendere ai ristoranti giapponesi. Ragazzi, state attenti dove mangiate il sushi. Potrebbe venire da posti ambigui. Ragazzi, 16 anni. Ieri ho messo due dildi nel culo. Ho goduto come non so chi. A posto! Avete visto come faceva godere il tizio? Un dito? No! Due dita? No! Una mazza golf? No! Due dildi nel culo? Sì! Uomo di 18 anni. Dovrò fare una visita per vedere se ho dei problemi allo stomaco. Quindi mi devo ripulire. Sto bevendo lassativi e stasera dovrò fare i clisteri. Ah. Condoglianze, amico. Posso avere una F in chat per sto ragazzo che purtroppo avrà... patire queste pene. Almeno se fossi stata femmina mi sarebbe potuto piacere avere un tubo nel culo. No, no, io mi dissocio. Dove sta scritto che devi essere femmina per apprezzare un tubo nel culo? I tubi nel culo li apprezzi in entrambi i casi. Ma cosa vuol dire? Abbiamo avuto la dimostrazione, anzi, da diverse testimonianze, che si gode tranquillamente anche da maschi mettersi le cose nel culo. Una volta, giocando ad obbligo e verità con un mio amico, ci siamo dovuti fare una sega insieme. Ma... io quello facevo anch'io con i miei amici, obbligo verità, ma non mi pare di aver mai fatto una sega a nessuno. Evidentemente, ragazzi, ripeto, nel 2019 i tempi cambiano. Non so che dire. Allora, uomo di 18 anni. Non so cosa sono. Giusto. Ognuno è libera interpretazione. A volte credo di essere gay. Mi seguo su un porno gay. Mi metto le dita nel culo. Scambio foto e video e ho fantasie gay, ma una volta venuto perdo tutto l'interesse per il cazzo. Allora, parliamoci chiaramente. Io non so voi, ragazzi, ma dopo l'eiaculazione non è che perdi l'interesse per la cosa. Perdi in generale l'interesse. Per noi maschi è così. O sbaglio? Quindi tu, amico mio, sei effettivamente gay. Non c'è nulla di male. Ed è normale che il sintomo post-sega, subito dopo l'eiaculazione, perdi l'interesse per quello al quale eri citato. Allora, ragazzo di 17 anni, mi piace mettermi le cose nel culo, fino a qui, cioè nel senso ormai, però mi fa stranissimo datosi che sono un maschio e non sono gay, lo evito perché dopo mi vergogno di me stesso. Amico, guarda, carissimo ragazzo di 17 anni, ti dico per esperienza, non per esperienza mia, ma per esperienza delle cose che leggiamo, che non c'è nulla di male, anzi, a molti piace e quindi ti consiglio di provare a sto punto e farlo senza vergogna, ecco. Ho letto Il segreto del ragazzo della carta igienica, io no, spero di trovarlo anch'io sinceramente. Sappi che da piccola anche io la infilavo nel culo a forma di codina di codiglio e facevo finta di essere Bugs Bunny. Ma questo è un trauma infantile. What the fuck? Cioè... ok? Ragazzi, 16 anni. Voglio sotterrarmi. Oddio, che è successo? Oggi a scuola alle creazioni ero vicino al ragazzo che mi piace. Avendo dei problemi di stomaco, diarrea, avevo deciso di andarmene un attimo. Lui per scherzare mi ha dato un colpetto nel culo e ho scorreggiato l'anima. Immagino che ho scorreggiato l'anima tra diarrea eccetera, non sia stato soltanto aria. Uomo di 21 anni. Con la mia ragazza ci dilettiamo a fare sesso sadomaso. Abbiamo provato vari oggetti cacciaviti. Vari oggetti cacciaviti. Cioè c'è proprio la categoria di oggetti cacciaviti? Forbici, pialle, tronchesini col... ma ti sei... ma che... no, no, ma questo è lesioni, io mi dissocio. Caloriferi. Cosa? Ma come caloriferi? Cioè il termosifone. Si infila il termosifone nel culo.
Una volta mi ha ficcato nel glande una vite e sono dovuto andare in ospedale, un dolore indicibile, il nostro segreto, ora siamo entrambi in ospedale con degli aghi nel culo, Dai, ne voglio uno bello per concludere, altrimenti niente. Ecco, ecco, no! Attenzione! Donna 19 anni, a voi capita quando vi fate la doccia e shampoo, vi entrano i capelli nel culo? Che cazzo ha scritto? Ma che italiano è F per la grammatica?